Ciao Emanuele, non sono qui per farti del male, sta tranquillo. Guarda, io ho pochi soldi, se vuoi posso darteli. Emanuele, io non voglio i tuoi soldi, né ciò che è di valore. Visto che hai così poco da offrirmi, voglio solo fare una chiacchierata con te. Tu sei nato il 9 luglio, giusto? Sì, ma come? Parto cesareo, se non erro. Come fai a sapere queste cose tu? A te non va proprio di circondarti di amici, eh? Avanti, facciamo due passi. Te l'ho già detto che non voglio farti del male. Emanuele, dimmi, cosa è che è fermo mentre tutto scorre? Cos'altro sai su di me? So che tuo padre si chiama Mauro e tua madre Lisa. So che sei cresciuto in una classe di bulli che usualmente ti rubavano la merenda. So che la tua musica preferita era il rap, almeno fino a qualche tempo fa. Una volta hai anche provato a comporre un pezzo, ma hai rinunciato poco dopo. La tua prima ragazza, avuta a 13 anni, si chiamava Giulia. E posso anche dirti che tuo cugino, una volta, cadendo di fronte a te mentre facevate parkour, si è lussato una spalla. È incredibile. No, anzi. Senti, ma chi ti ha detto queste cose? Mio padre? Io non credo che tuo padre sappia molto sul tuo conto o su quello che hai vissuto. Sai anche questo, eh? So tanto di tanti. Eppure, nessuno sa nulla su di me. E poi neanche mi hai detto che succede se non ti rispondo a questa domanda. Verrai via con me. Dove? In un posto dove nessuno potrà più farti domande filosofiche. È impossibile anticiparti. Diciamo che sono un tipo abbastanza imprevedibile. Ah, tuo padre non è in casa. Credo sia il mio più bel ricordo. Stava attraversando un pessimo periodo. Mia madre non è mai stata la tipica donna di casa. Lei... Poi però mio padre l'ha trasformata nell'ombra di se stessa e... E la depressione ha fatto il resto. Quando... Se n'è andata via di casa, io e lui non ci siamo parlati per 3 giorni. Hai iniziato a colpevolizzarlo da lui. Vorrei rimanere un po' solo ora. Come desideri. Ce lo fa vedere questo vestitino in camera? Bello, eh? Eh sì. Ma dai qua, dammi un bacio. Sto bene, tu? Te lo ricordi quel giorno? Quello del tuo compleanno. Mm-hmm. Ho ancora il video a casa di papà.
E pensare che quel video dovevamo vederlo insieme. Comunque è stata una gran bella festa. Già. Denise e Francesco stavano ancora insieme e Alberto aveva ancora tutti i capelli. E Gioele, che aveva ancora quella macchina tutta sgangherata. Oddio, come faceva? Eravamo tutti. David, Kevin e Priscilla. Massimiliano. E poi c'era Valeria. E Dario. Io non sono mai riuscito ad inginocchiarmi a niente e a nessuno. A nessuno, lo capisci? O riesci a sentire quello che dico o sai solamente guardarmi con quella faccia? Bene, se è vero che esisti, allora ascoltami, che ho una domanda da farti. Dimmi perché. Perché sono nato Emanuele e non qualcun altro? Oh, io lo so che tu mi stai ascoltando. Lo so che stai ridendo sotto i baffi di me. Ma io ti consiglio di non farlo, anzi, ti prego di smettere subito. Dimmi perché. Dimmi perché diavolo sono nato Emanuele e non qualcun altro. E non cane o lucertola. O semplicemente qualcuno che vive la sua vita senza tanti problemi. Perché? Chi sei tu per farmi questo? Chi sei? Sì, lo so, dovevo farti una sola domanda, ora sono qui a fartene 2000, però io voglio delle risposte, anzi io pretendo delle risposte, cazzo! Chi sei tu? Ti ho chiesto chi sei. Questa è la tua risposta alle mie preghiere. Una donna che manco ho mai visto, eh? Senti, io ho dovuto. Io ho dovuto farlo lì. Ma ha costretto lei a farlo, capisci o no? Eh? Quello era il nostro posto, io ho dovuto farlo lì. Lei m'ha tradito. Come se io per lei non contassi nulla. Se solo... Cazzo, se solo ci avesse pensato due volte, eh? E invece? A quest'ora sarebbe ancora mia. E invece no. Quello era il nostro nido d'amore e l'ho trasformato nella sua tomba. Sono un mostro. Hai portato tu questo giornale qui, vero? Sì. Avanti. Leggi ad alta voce. Trovato morto nella sua stanza, ragazzo di 27 anni. L'omicidio-suicidio, consumatosi nell'arco di 2 giorni, questa volta ha visto coinvolti 2 giovani ragazzi. Dunque ora ricordi tutto? Hai capito perché sono qui? Per darmi un'altra chance. Esatto. Ma perché a me? Perché viene a dare un'altra chance a me e non a Rachele, che è una vittima in tutta questa storia?
Cioè, voglio dire, io l'ho uccisa, poi mi sono tolto la vita. Perché dovrei avere un'altra chance? Perché viene a dare un'altra possibilità a me adesso? Poiché è contro natura togliersi la vita. Ma che cosa vuol dire contro natura? Cosa vuol dire? La cosa che accomuna tutti i figli di questo pianeta e del pianeta stesso è la loro nascita in seguito a cause naturali. Condizioni climatiche perfette hanno creato l'opportunità per i microorganismi di nascere ed evolversi. E tutto questo, secondo noi, è appunto naturale. Noi non possiamo accettare chi va contro questo precetto, contro questa naturalità delle cose, contro questo percorso. È per questo che io sono qui, a darti un'altra chance, affinché tu possa tornare sulla Terra e scontare la tua pena, vivere col tuo rimorso e, se ne sei in grado, un giorno superarlo e tornare ad una vita normale. Tu hai preferito tagliare la corda e finirla subito. Questo noi non lo accettiamo. Emanuele, posso riportarti indietro al momento del tuo suicidio. Lo capisci? Basta solamente che tu risponda al mio indovinello. Emanuele, cosa è che è fermo mentre tutto scorre? In ogni caso io ho il potere di decidere se tornare in vita oppure no, vero? Giuro che non avrei mai immaginato che la morte fosse così sadica. Dimmi, dove siamo? Siamo in un'altra linea di universo. Una sorta di condizione post-mortem nella quale tu sei regista e dove questi giorni hai proiettato delle immagini che per te rappresentavano qualcosa. Come se fossimo nella tua mente in questo momento, anche se fisicamente siamo anni luce lontani dal luogo dove ti sei ucciso. Beh, se non altro ora si spiega perché Rachele sembrasse così giovane. Perché tuo padre non fosse a casa. Perché in giro non ci fosse nessuno. Perché il Signore ha inviato qualcuno per far sì che tu ti pentissi di ciò che hai fatto, perdonandoti. Quindi lui... Emanuele, cosa è che è fermo mentre tutto scorre?